Figlio spirituale di San Francesco d'Assisi, Padre Pio da Pietrelcina è stato il primo sacerdote a portare impressi sul suo corpo i segni della crocifissione, uno dei più grandi mistici a cui il Signore aveva donato particolari carismi, guarigioni, miracoli, apparizioni, bilocazioni, profezie. Si adoperò con tutte le forze per la salvezza delle anime. Questo video documento è un viaggio alla scoperta di un sacerdote speciale al di fuori del comune, discusso da molti, criticato da altri, ostacolato da alcuni, ma molto amato da tanti. Siamo verso la fine del 1800. Le chiese sono molte e i preti non mancano. I fedeli, specialmente per le grandi ricorrenze, sono numerosi, ma il rapporto Dio-uomo non è corretto, perché la gente si rivolge al Signore o ai santi soltanto per bisogno. Tutto è basato sul tradizionale. Tu dai una cosa a me, io do una cosa a te. È un'epoca carica di tensioni, ma anche di speranze. Si assiste a trasformazioni profonde del tessuto sociale del paese. Oltre alle prime fiammate della rivoluzione industriale, si sviluppano nuove correnti di pensiero basate sul positivismo e sull'idealismo. I preti sono molti, ma alla quantità non sempre corrisponde la qualità. In media c'è un sacerdote ogni 200 abitanti. Ci sono preti da messa, quelli da confessionale, e quelli da casa. I primi sono incaricati soltanto delle funzioni liturgiche, i secondi passano la vita a confessare i penitenti, i terzi fanno i precettori ai figli delle famiglie nobili. In una zona collinosa del Sannio, quasi ai confini della Puglia, sorge Pietrelcina. Tra le misere case si aprono strade strette e sconnesse. Tutti gli abitanti del minuscolo paese lavorano nei campi. Pochi fortunati ragazzi possono misurarsi con l'alfabetizzazione. La vita a Pietrelcina scorre lentamente, ritmata dalle stagioni e principalmente dai lavori agricoli. Case. A piano terra ci sono le stalle e i magazzini. Gli uomini vivono al piano di sopra. L'umile dimora di Grazio Forgione e Maria Giuseppa di Nunzio, che coltivano un fazzoletto di terra a piana romana, è disposta diversamente. Sul vico sottovalle si aprono due ingressi. Uno porta nella zona dove ci sono i letti e l'altro nella cucina. Grazio è un lavoratore accanito, vivace, pieno di fantasia, sempre pronto alla battuta. La moglie è una popolana molto ben voluta per la sua onestà e per la grande laboriosità. Un anno dopo le nozze, la casa dei Forgione è allietata dalla nascita di un bambino che viene chiamato Michele. Grazio non sta più nella pelle e comincia a fantasticare sul futuro di quel figlio che, avvolto in candide fasce,
sembra uno di quei bambinelli di cera che la notte di Natale vengono collocati sull'altare maggiore della chiesa parrocchiale. Dopo 2 anni arriva il secondogenito. I Forgione non fanno in tempo a gustare la gioia del battesimo che Francesco, a sole 19 giorni, stroncato da un male oscuro, muore. Il doloroso evento non viene drammatizzato, perché la morte di un bimbo in tenera età fa parte della vita di tutti i giorni. In un mondo quasi primitivo sopravvivono soltanto i più forti. I deboli sono destinati a soccombere, e Francesco è tra questi. I genitori non disperano e riversano la loro attenzione su Michele. Mamma Peppa rimane ancora incinta e dà alla luce una vispa bimba che viene chiamata Amalia. La nuova arrivata cresce bene e nell'angusta ma dignitosa casetta si festeggia alla buona con gli amici il primo compleanno della bambina. A 20 mesi Amalia si ammala. Nel giro di una settimana muore. La mamma stavolta accusa il colpo, anche perché è in attesa di un altro figlio. Uno dei santi più amati dai Forgioni è Francesco d'Assisi, ritenuto protettore dei poveri, l'intercessore presso Dio degli umili. Per questo il secondogenito era stato chiamato Francesco. All'ora di pranzo del 25 maggio del 1887, mamma Peppa è colta dalle doglie. Alle 5 del pomeriggio, mentre la campana della chiesa invita i fedeli ai riti mariani del mese di maggio, nasce in Vico Storto Valle un bel maschietto. L'indomani mattina viene battezzato con il nome di Francesco per la devozione al santo di Assisi e in memoria del fratellino morto prematuramente. La nascita di Francesco è una specie di inno alla vita, in sintonia con la natura appena uscita dalle dure prove dell'inverno. I campi sono verdeggianti, gli orti sembrano tappeti artisticamente lavorati, le piante sono fiorite, nei frutteti gli alberi stanno buttando i fiori e già presentano gli embrioni dei loro frutti prelibati. Il parto non è stato facile e mamma Giuseppa si sente sfinita. A pochi mesi Francesco, quando la mamma lo conduce da Giuseppe Faiella, un vecchio paesano con fame di indovino. Faiella sa fare l'uocchio, sa leggere, cioè l'avventura, e predire il futuro. Questo bambino, dirà il vecchio mago, sarà onorato in tutto il mondo. Per le sue mani passeranno soldi e soldi, ma non possiederà nulla. Al sud del resto, tra la fede e la magia, permane un legame che ha radici antiche, profonde. Nessuno può immaginare la ribalta che un giorno avrà Pietrelcina e quel suo figlio nel mondo. Errare sono le immagini di questi luoghi. I filmati che state vedendo sono stati girati alcuni anni dopo per la lungimiranza di padre Gerardo De Flumeri, uno dei primi biografi di padre Pio, con lo scopo di fissare quei luoghi del mondo premoderno prima che venisse modificato, quasi sconvolto, dal nuovo secolo ormai alle porte. Al momento della mietitura, mamma Peppa è già al fianco del marito, mentre nella capanna della masseria, Michele e Francesco vivono quasi in simbiosi con la natura. A 5 anni, Francesco comincia a frequentare la chiesa e in una gelida mattina di dicembre, quando tutti in paese stanno preparandosi alle feste di Natale, si sente attratto verso un altare laterale rischiarato soltanto da un piccolo lume d'olio. Sente dentro di sé una voce che lo invita a servire Cristo. È sbalordito. Pensa di sognare ad occhi aperti. Nella primavera del 1896 avviene un fatto straordinario. Il piccolo Francesco viene portato dal padre in pellegrinaggio al santuario di San Pellegrino ad Altavilla Erpina. Nella chiesa ci sono tantissime persone che parlano lingue diverse. I segni della sofferenza sono ben visibili. Francesco è molto addolorato e non riesce a capire perché Dio permette che gli uomini siano colpiti così duramente. Ci sono ragazzi ciechi, donne senza mani, uomini che riescono appena a muoversi con l'aiuto di gambe rattrappite.
Eppure, pensa Francesco, il parroco mi ha spiegato che Dio è amore, che Dio è misericordia. Il ragazzo, che aveva appena 9 anni, non riesce a capire, di fronte a tanta sofferenza, l'amore misericordioso del Padre Eterno. Vorrebbe urlare, ma non ci riesce. Vorrebbe scappare per non assistere a scene così pietose, ma la mano callosa del Padre lo trattiene. Al termine della messa, ognuno ad alta voce domanda una grazia. Una giovane contadina ha fra le braccia un figlio focomelico e ai piedi dell'altare e chiede con impeto a San Pellegrino la guarigione di quella creatura. Francesco guarda la scena straziante di quella mamma disperata che solleva verso il santo un ammasso in forme di carne e chiede con fervore a Gesù di aiutare quella sconsolata mamma. Le invocazioni della donna diventano sempre più alte. Poi, quasi presa da un improvviso raptus, lascia sull'altare il figlio focomelico che rotola a terra come un sacco di grano. I fedeli accorrono e tentano di risollevare quella infelice creatura. Con grande sorpresa, il ragazzo comincia a muovere le mani, si alza in piedi da solo, cammina e chiede alla madre qualcosa da mangiare. Tutti gridano al miracolo. Il piccolo Francesco è pieno di gioia e seguita a pregare con grande fervore perché gli uomini non soffrano. Il tempo trascorre. Francesco diventa sempre più silenzioso e solitario. Diventa allegro soltanto quando giunge in casa un frate con la barba che chiede alla povera gente qualcosa per il suo convento. Si chiama Fra Camillo. È il questuante dei Cappuccini di Morcone, un convento fondato più di 300 anni fa sulle colline ai piedi del massiccio del Matese. Sant'Antonio da Padova. Non lo conosco. Ah no? Aspetta. Questi li conosci però, Certo, sono Gesù e la Madonna. Io li vedo sempre. Come vedi Gesù e la Madonna? E che vi dite? Tante cose. Perché tu non li vedi? Francesco chiede di farsi prete. Avanza una richiesta ben precisa. Vuole andare al convento di Morcone, dove vive quel simpatico questuante che va in giro per rimediare un po' di farina per la comunità. Lo sai che potete fare frate e storia tante? Per storiaci vanno parecchie denaro. La famiglia Forgione decide di mandarlo a scuola. I dubbi sono molti, ma alla fine, nonostante la forte spesa, 5 lire al mese, più di 20 kg di grano, la spunta la mamma Peppa, che si vergogna molto di non saperne leggere né scrivere. Grazio non sa dove trovare il denaro per pagare i maestri del figlio. Gli amici gli dicono che a Napoli c'è un signore che recluta uomini disposti a lavorare lontano dalle loro famiglie. Così papà Grazio fa sua una decisione che molti in quei tempi prendono: emigrare in America a tentare la fortuna. Partirà per ben 2 volte, nel 1898 e nel 1910. Mio padre varcò 2 volte l'oceano per farmi fare monaco. Il 6 gennaio del 1903 Francesco entra per il noviziato nel convento dei Cappuccini di Morcone. Figlio, lo sento squarciato cuore, però San Francesco ti chiama e tu devi andare. Dopo 2 settimane, la mattina del 22 gennaio, insieme a Francesco Forgione, vestono il saio altri 3 ragazzi. Per Francesco è un giorno storico, comincia per lui un'altra vita, con un nome diverso da quello di battesimo. D'ora in avanti, il giovane novizio, per decisione dei superiori, si chiamerà Fra Pio. L'aspirante frate si dedica con grande passione alla vita religiosa. Trascorre lunghissime ore in preghiera, parla pochissimo, si impone digiuni e giunge persino a flagellarsi per mortificare la carne. Fra Pio trascorre ore ed ore meditando sulla passione di Cristo e sul mistero della sofferenza. Gesù è salito in croce per l'uomo,
ha trovato nel martellamento dell'agonia sul Golgota la sua pace ed ha avuto la forza di pregare per i carnefici, memore del comandamento nuovo che aveva proclamato, e cioè quello dell'amore reciproco. Amate quelli che vi odiano. Tra una malattia, il trasferimento da un convento all'altro e una convalescenza nella casa natale, il ragazzo, il 17 gennaio 1907, a poco più di 18 anni, emette la professione dei voti solenni. L'anno successivo, per iniziare gli studi teologici, va quasi in riva al mare Adriatico, nel convento di Serra Capriola. Nel novembre 1908, l'aspirante cappuccino risale la collina, al convento di Montefusco, nel cuore dell'Irpinia, dove trascorre una quarantina di giorni in preghiera e in meditazione in vista di ricevere gli ordini minori e il suddiaconato. Il 10 agosto 1910 Frappio è di nuovo a Benevento. Entrando nella cattedrale, si inginocchia per una prima preghiera. Il suo pensiero è rivolto al padre che è emigrato di nuovo approdando in Argentina, dove ci sono da dissodare tante terre vergini e fertilissime, capaci di dare due raccolti l'anno. La commozione arriva alle stelle. Ha finalmente raggiunto la meta che si era prefissato. Alla sua prima messa nella chiesa di Pietrelcina, padre Agostino, sua guida spirituale, non fa mancare la sua predicazione. La missione del sacerdote si esprime in tre luoghi privilegiati: il pulpito, l'altare e il confessionale. Poi, rivolto a quello che è diventato padre Pio, aggiunge: «Tu non hai molta salute, quindi non puoi essere un predicatore. Ti auguro perciò di essere un grande confessore». Padre Pio vorrebbe ringraziare, ma qualcosa di indefinito in gola glielo impedisce. Mentre si consumano gli ultimi giorni di una estate torrida, Francesco Forgione avverte dolori insoliti alle mani. Avvesso a varie sofferenze, il religioso non dà troppo peso al nuovo disturbo che in un secondo momento si manifesta anche sotto ai piedi. Col passare dei giorni, il dolore si fa sempre più acuto, ma nessuno ne viene informato. Il francescano soffre in silenzio. All'inizio dell'autunno del 1911 prende coraggio e decide di tornare in convento. Parte di nuovo da Pietrelcina con il cuore gonfio di speranza e con la mente piena di progetti per la cittadina molisana di Venafro, dove c'è una grande comunità cappuccina, famosa per la scuola di eloquenza. La posizione di Venafro sembra ideale per il religioso di Pietrelcina, ma ben presto le illusioni crollano e i superiori devono misurarsi con una realtà difficilissima. Padre Pio viene colto da febbri violente che lo costringono a letto. Durante la notte, quando le sofferenze fisiche si alleviano, cominciano quelle spirituali. L'esile frate, già duramente provato da mali oscuri che nessun medico riesce a catalogare, è aggredito da demoni che lasciano persino segni sulla sua martoriata carne. La malattia polmonare non smette di aggravarsi e complicarsi. I numerosi medici che lo visitano sono sconsolati. Per lui ci sarà una morte precoce, dicono. La sua vocazione religiosa appare contrastata dal momento che, proprio a causa della malattia, non può risiedere in convento. I superiori non possono fare altro che rispedirlo ancora una volta al borgo natio. È in questi anni che, raccontano, hanno inizio i suoi primi grandi tormenti, quelli che chiamano la battaglia quotidiana con il maligno. Barba Blu non vuole darsi per vinto. Assume tutte le forme. Da diversi giorni viene a farmi visita con altre comparse armate di bastoni e di arnesi di ferro. Chissà quante volte mi ha gettato giù dal letto per trascinarmi in giro per la camera. È qui, a Pietrelcina, in questa angusta celletta, in cima ad una scala in pietra, che Padre Pio vive l'angoscia e il tormento di conformarsi a Cristo
attraverso quel passaggio buio e tenebroso che San Giovanni della Croce chiama la notte oscura dell'anima. Quando l'Italia entra in guerra, anche Padre Pio viene richiamato alle armi. Il 6 novembre 1915 deve presentarsi al distretto militare di Benevento. Nessuno crede che possa essere arruolato, ma la commissione medica non va per le sottili e il giovane cappuccino, afflitto da mali misteriosi che nessuno è riuscito a diagnosticare, viene spedito alla 10ª compagnia di sanità all'ospedale militare della Trinità di Napoli. I medici della Trinità si convincono che la recluta Francesco Forgione non sarebbe in grado nemmeno di celebrare la messa per i soldati e lo mandano a casa con una licenza straordinaria di un anno. Dopo circa 6 mesi di guerra, il morale delle truppe è molto basso. Il Papa Benedetto XV chiama la Chiesa raccolta per organizzare i soccorsi in famiglie colpite dalla guerra. Padre Pio vorrebbe rendersi utile, ma non sa come fare. Il caldo afoso e torrido di Foggia debilita Padre Pio e su invito di Padre Paolino di Casa Calenda, il 28 luglio 1916 si decide di salire al convento dei Cappuccini di San Giovanni il Rotondo sul promontorio pugliese del Gargano, costruito nel 1540. Il paese è a circa 600 metri sul livello del mare. Una strada sconnessa e solo in parte carrabile porta al convento distante circa un paio di chilometri dal paese. Accanto si trova la chiesetta di Santa Maria delle Grazie. A San Giovanni Rotondo manca tutto: luce, acqua, comode abitazioni e qualche volta persino il pane quotidiano. La vecchia casa dei Cappuccini è come un'oasi di serenità e di pace in un mare di fuoco. Specialmente al calar della sera si leva un venticello ristoratore. Per la respirazione di Padre Pio è come manna caduta dal cielo. Ma il povero fraticello di Pietrelcina deve tornare a Foggia e il 5 agosto riprende malinconicamente la mulattiera che porta al paese meditando sul suo avvenire. Ritiene che il convento che potrebbe ospitarlo è proprio quello di San Giovanni Rotondo e a Foggia prende carta e penna per spiegare al provinciale il suo stato d'animo. Finalmente il cappuccino di Pietrelcina sembra aver trovato il giusto equilibrio e i superiori lo accontentano. Quando nell'aria ci sono i primi fiocchi di neve, la recluta Francesco Forgione deve riprendere la via per Napoli. Gli accertamenti medici stavolta sono abbastanza sbrigativi e Padre Pio ottiene una nuova licenza straordinaria di 6 mesi, fino al giugno del 1917. Alla fine della seconda licenza straordinaria si ripresenta puntualmente a Napoli, sperando sempre di non assistere ai drammi della guerra voluta da uomini senza troppi scrupoli. Questa volta i sanitari non lo rimandano a casa. Deve restare in caserma per 5 mesi. È per lui una prova molto dura. Infagottato nell'uniforme, Francesco Forgione, di professione religioso, deve servire la patria che manda i suoi figli al macello. Per lo Stato italiano è soltanto il soldato Forgione. È utilizzato come spazzino, uomo di fatica e qualche volta anche come piantone. Tenere un moschetto in mano lo terrorizza. In quei mesi l'Italia deve far fronte a un'impressionante controffensiva del nemico sulle frontiere del nord-est. Il 24 ottobre del 1917, mentre il frate di Pietrelcina è a Napoli, gli austriaci sfondano le linee a Caporetto. La ritirata è una catastrofe. Migliaia di suoi commilitoni cadono sotto il piombo nemico nella ingloriosa battaglia. Ed è proprio in questo momento che Padre Pio viene a contatto con il volto vero della guerra. Sul fiume di sangue innocente si innestano polemiche feroci che costringono il generale Cadorna alle dimissioni. La delusione per Cadorna è enorme, tanto che si racconta decide di suicidarsi. Il generalissimo è in condizioni psicologiche disastrose. In una notte piovosa di novembre, Cadorna decide di farla finita. Nella sua stanza gli sembra di udire le invocazioni disperate di aiuto di tanti ragazzi travolti sotto il cannoneggiamento austriaco dietro il Tagliamento.
Nella fantasia scorrono 1000 cadaveri trasportati dalle acque limacciose e impetuose del grande fiume. Sconvolto, si avvicina al comodino dove tiene la sua arma personale. In quel momento ha la sensazione di sentire un intenso profumo di rose e viole. Si siede, apre la finestra per cambiare aria, ma nonostante le folate di vento, avverte sempre più chiaro il profumo delle viole. Poi, misteriosamente, gli appare un frate con una lunga barba e le mani sanguinanti. Cadorna è esterrefatto. Gli sembra di sognare. Vorrebbe chiamare l'aiutante di campo, ma preferisce tacere. Il volto sorridente del frate lo tranquillizza. Posa la pistola e si avvicina alla finestra, forse con la volontà di fare un gran salto nel vuoto. Ma nel cortile intravede di nuovo quel volto amico che lo invita a coricarsi. Cadorna attribuisce quelle visioni alla stanchezza e al disappunto per le vicende di Caporetto. Ai primi di novembre, Padre Pio può tornare a San Giovanni Rotondo. I medici napoletani gli concedono una nuova licenza fino al 5 marzo del 1918. Poter di nuovo celebrare la messa è per lui una gioia immensa. Finalmente può riaprire un dialogo più stretto con Gesù. È la mattina del 20 settembre. Padre Pio è in preghiera nel coro della chiesa davanti al grande crocifisso ligneo del 600. La chiesa è deserta. Ha da poco celebrato la messa. Mi vidi innanzi uno strano personaggio. Aveva le mani e i piedi e il costato che grondavano sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani e piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Per qualche giorno riesce comunque a tenere nascosto il prodigioso avvenimento. Anche se colto da 1000 dubbi, si rende conto di aver ricevuto sulla sua carne i segni della passione di Cristo. Padre Paolino è il primo ad essere informato e una volta toccati, come l'apostolo Tommaso, con le proprie mani segni dello straordinario evento, si precipita ad informare i superiori. Quando si sparge la notizia che sul Gargano c'è un fraticello con le stimmate, molti fedeli cominciano a recarsi in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Ma un evento così straordinario non può lasciare indifferente i suoi superiori. Bisogna infatti stabilire l'autenticità di quelle stimmate o smascherare l'impostura. In pochi mesi, Padre Pio è sottoposto a varie visite mediche. È sottoposto ad una serie di accertamenti clinici da parte del professor Luigi Romanelli, primario dell'ospedale civile di Barletta. Poi vengono convocati anche il professor Amico Bignami, ordinario di patologia medica dell'Università di Roma, e il dottor Giorgio Festa. Dai rapporti medici si evidenzia che le lesioni non sono classificabili tra le ferite comuni e che sono inspiegabili. E l'improvvisa celebrità, unita all'afflusso crescente di pellegrini e di elemosine, a creare intorno a Padre Pio una fama invidiata. Crescono gli avversari e gli oppositori, soprattutto nel clero locale, di non proprio specchiata moralità. E le difficoltà maggiori vengono dal vescovo di Manfredonia, nella cui diocesi si trova il convento di San Giovanni Rotondo. Nel pieno dell'estate si sparge la voce che Padre Pio sarà trasferito. La folla si riunisce minacciosa di fronte al convento. La piazza si agita. Partono grida ostili nei confronti della chiesa e delle forze dell'ordine che tentano di riportare la calma. Intanto a Roma continuano a giungere notizie e rapporti contraddittori. Ma chi è realmente Padre Pio? Un imbroglione o un santo? La curia romana è preoccupata. Il Santo Uffizio
consiglia che il frate sotto inchiesta celebri la messa in privato, non dia la benedizione al popolo e non mostri le cosiddette stimmate. Si ordina a Padre Pio di cambiare il direttore spirituale che fino a quel momento era stato Padre Benedetto da San Marco in Lemis e a non rispondere alle lettere dei fedeli. Intorno all'umile seguace di San Francesco d'Assisi si sta giocando una partita che va molto al di là delle mura del convento e dei confini della diocesi. È in ballo la credibilità della Chiesa. Il cappuccino con le stimmate è una specie di uragano che sconvolge antiche radicate abitudini. Al padre viene rimproverato di confessare in modo orribile e di giustificare le falsità che i confratelli raccontano per avvallare i suoi pretesi miracoli. È una battaglia senza esclusioni di colpi. In mezzo c'è il povero frate venuto dal Sannio che per obbedienza subisce umiliazioni indescrivibili e che per amore verso il prossimo dedica la sua vita alla preghiera per salvare tante anime dalla dannazione. Il 31 maggio 1923, al termine di un'accurata inchiesta, il Sant'Uffizio sentenzia di aver accertato che non costa che nel convento di San Giovanni Rotondo si siano verificati eventi soprannaturali. Gli animi, anziché placarsi, tornano ad accendersi e le dispute diventano più accanite. A far esplodere la piazza, però, è la disposizione vaticana che proibisce al cappuccino di Pietrelcina di celebrare la messa in pubblico. Una fiumana di popolo sale su per gli scoscesi sentieri che portano al convento per reclamare la messa di Padre Pio e per chiedere precise garanzie sulla sua permanenza al convento delle Grazie. La folla diventa inquieta. Il prefetto e il ministro provinciale, per motivi di ordine pubblico, decidono di ripristinare la messa dello stigmatizzato. Intanto a Roma si analizzano i fatti e i documenti nel massimo riservo. Sul conto di Padre Pio sono state messe in circolazione voci infamanti. Si dice che sia un impostore, un falso mistico, un ambizioso. La dolce terra pugliese è invasa da una marea di esposti, memoriali, citazioni in giudizio e principalmente sale impetuosa la marea diffamatoria contro un povero frate che cerca di testimoniare Cristo in un momento difficile per tutta la comunità. Agli inizi di dicembre del 1928, mamma Peppa, stanca ed amareggiata per le polemiche sul figlio, si porta a San Giovanni Rotondo. Vuol passare il Natale vicino al figlio e la notte del 24 dicembre, nonostante una tempesta di neve e di vento, assiste alla messa celebrata da Padre Pio nella gelida chiesa del convento. Subito dopo la Natività è colpita da una polmonite. I superiori del convento delle Grazie consentono al figlio di recarsi al capezzale della povera contadina, ormai alla soglia della casa del Padre Celeste. Maria Giuseppa di Nunzio si spegne il 3 gennaio 1929 ed il giorno successivo viene sepolta nel cimitero di San Giovanni Rotondo. Per un paio d'anni sul Gargano c'è un po' di tregua. Le lotte furibonde si placano. A San Giovanni Rotondo Padre Pio dice messa e confessa. Ma le accuse di impostura del clero locale e il mutato scenario politico vaticano spingono il Sant'Uffizio a prendere provvedimenti contro di lui. E iniziano così anni di tormenta. A maggio del 1931, la congregazione del Sant'Uffizio delibera di togliere a Padre Pio tutte le facoltà del ministero sacerdotale, con la sola eccezione della celebrazione della messa, purché avvenga in privato. Sul Gargano si abbattono venti impetuosi che rischiano di spezzare il fragile fraticello. Intanto si fanno sempre più intense le voci di un'amnistia della Chiesa per il giubileo straordinario. Ed infatti il cardinale Sbarretti annuncia il 14 luglio al ministro generale dei Cappuccini che Padre Pio può celebrare nuovamente la messa in chiesa e confessare i frati in sacrestia o nel convento. La notizia viene data a Padre Pio la sera del 15 luglio in refettorio, al termine della cena. I frati commossi applaudono inneggiando al Papa. Dopo tre anni riannoda il dialogo con tante anime in cerca di pace. Con il ritorno in confessionale deve riorganizzare la sua giornata. La prigionia è finita. Dopo gli anni bui della segregazione,
causate da ingiustificate calunnie, la riconciliazione tra i cappuccini e il clero diocesano è totale. Le celebrazioni del 25° anno di sacerdozio del frate stigmatizzato sono l'occasione per cementare la rinata amicizia tra le due fazioni. La Chiesa, comunque, procede con molta cautela sul problema dei misteriosi segni che il frate di Pietrelcina porta alle mani, ai piedi e al petto. I superiori rinnovano la raccomandazione di mostrarsi in pubblico con mezzi guanti che nascondano le ferite e Padre Pio, come sempre, ubbidisce nel rispetto della regola francescana. Ogni 2 mesi viene inviata una relazione minuziosa al Sant'Uffizio, che non ha abbassato la guardia. I pellegrinaggi aumentano smisuratamente anche grazie ai nuovi mezzi di trasporto, ma il fenomeno più impressionante è la corrispondenza che giunge da ogni parte. In un anno al convento arrivano almeno 6.000 lettere, moltissime contengono generose offerte. Quando nel 1938 un terremoto devasta il piccolo ospedale ricavato dall'ex convento delle Clarisse, a Padre Pio viene in mente la costruzione di un moderno policlinico per alleviare le sofferenze di tanta povera gente, ma preferisce tacere col timore di tornare nuovamente nell'occhio del ciclone. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Padre Pio è molto addolorato e vorrebbe fare qualcosa per fermare la mano di tanti uomini che uccidono i loro fratelli in nome di una supremazia razziale o ideologica che mal si concilia con gli insegnamenti di Cristo. Dopo lo sbarco in Sicilia nel luglio del 43, gli alleati bombardano quasi a tappeto tutto il meridione d'Italia per accelerare la ritirata dei tedeschi. La terra è avvolta nelle tenebre. Le fiamme dell'inferno si spingono fin nei borghi più remoti. Dal Gargano, gli occhi stanchi di Padre Pio intravedono i bagliori dei bombardamenti. Anche Foggia e tutto il Gargano subiscono pesanti attacchi dei cacciabombardieri americani, ma il convento di Padre Pio e tutta la zona intorno non subisce, qualcuno dice stranamente, alcun bombardamento. Poco dopo la liberazione, sale al convento di Santa Maria delle Grazie anche un aviatore americano che qualche tempo prima era stato ricoverato in ospedale militare per quello che gli esperti chiamano esaurimento nervoso da bombardamento. Il soldato era in volo per uno dei tanti bombardamenti su Foggia. Comandava una delle squadriglie che lasciavano segni bianchi nel cielo azzurro del Mediterraneo prima di abbassarsi per scaricare il loro carico di morte. Ad un certo punto ordinò agli aerei che erano alle sue dipendenze di desistere e di tornare alla base dalla quale erano decollati. Negli hangar si sussurrava una strana storia. Il comandante della squadriglia disse di aver visto tra le nubi un frate con la barba e con le mani ferite che lo invitava con ampi gesti a tornare indietro. Presso il convento di Santa Maria delle Grazie riconosce in Padre Pio quel frate volante. Vorrebbe gridarlo ai quattro venti perché tutti potessero saperlo, ma si frena. La barriera della lingua è insormontabile. Non riesce nemmeno ad avvicinare quel frate dall'aspetto austero che si dirige verso la sacrestia. Riscende a valle e alla base alleata di Foggia narra l'incredibile vicenda, guadagnandosi un altro ricovero in quanto i medici sono convinti che il suo sistema nervoso non è ancora a posto. Approfitta del riposo per imparare quelle poche parole di italiano che gli possono permettere di rendere di pubblico dominio quello che egli considera un evento soprannaturale. Ritorna a San Giovanni Rotondo e mentre tenta invano di aprirsi un piccolo varco tra un mare di folla che assedia Padre Pio, questi gli si fa incontro, gli batte la mano destra sulla spalla e gli sorride come un vecchio amico. La vigilia di Natale del 1944 giungono al convento delle Grazie numerosi ufficiali e soldati americani, attratti dal racconto del loro commilitone che i medici nel frattempo hanno rispedito a casa perché lo considerano pazzo. Anche se non tutti sono cattolici, chiedono di assistere alla messa di mezzanotte, che per l'occasione viene celebrata in forma solenne. La caduta del fascismo accende nel cuore degli italiani molte speranze. Il sud è libero, ma al centro e al nord infuria la tempesta. La Puglia è un crocevia di razze e di idiomi.
a San Giovanni Rotondo non ci sono solo i fedelissimi del frate con le stimmate, che pensa alla costruzione di un'opera per alleviare la sofferenza della gente, ma anche persone in cerca di libertà e di pace. Dopo la notte della dittatura, sembra finalmente spuntato il sole della libertà e della pianificazione, anche se ancora non si possono fare progetti per l'avvenire. L'unico a fare progetti è il fraticello di Pietrelcina, che ha raccolto le prime offerte per la costruzione di un grande complesso che dovrà chiamarsi Casa Sollievo della Sofferenza. L'impresa è ciclopica. Dalla Francia giungono 3 milioni di franchi, dall'America più di 400 milioni. Ma le offerte più belle sono quelle di un cieco di San Giovanni Rotondo, che tutti conoscono con il nomignolo di Pietruccio, e di Mario Gambino, operaio italo-americano di New York. Il primo ha versato 2 lire, il secondo 2 dollari. L'idea di costruire un grande centro clinico a San Giovanni Rotondo diviene sempre più consistente. Verso la metà di maggio del 1947, i martelli e i picconi entrano finalmente in azione. I cappuccini non credono ai loro occhi quando si trovano di fronte ad un ingegnoso piano per realizzare l'opera di San Giovanni Rotondo. Hanno sempre considerato il loro confratello un mistico, un sognatore, ma ora devono ricredersi. Nel dicembre del 1949, l'edificio della Casa Sollievo della Sofferenza viene coperto. Sul tetto sventola il tradizionale vessillo tricolore. Mentre si costruisce la casa voluta da Padre Pio, salgono a San Giovanni Rotondo almeno 3 missioni vaticane. Nella tarda mattinata del 26 luglio 1954 giunge al poliambulatorio della Casa Sollievo della Sofferenza il primo paziente. L'ospedale è dotato di attrezzature moderne e sofisticate, ha reparti di chirurgia generale e di urologia con 2 sale operatorie, di cardiologia, di ortopedia, di pediatria, di ostetricia, di radiognostica, laboratori per le analisi e il servizio trasfusionale. I posti letto sono 300. Da un convento di poveri frati cappuccini è partita una scintilla che ha infiammato migliaia di persone. La provvidenza non abbandona l'intrepido frate con le stimmate, che investe tutte le offerte per ingrandire e migliorare l'ospedale di San Giovanni Rotondo. Sono gli anni del grande miracolo economico. Mentre i lavori proseguono, Padre Pio trascorre giornate molto difficili. Per circa 4 mesi è costretto a ridurre la sua attività, il suo fisico, minato da antichi mali, da segni di cedimento. Nei primi mesi del 1959 viene colpito da una grave forma pleuropolmonare con versamento emorragico. Si teme per la sua sopravvivenza, in quanto si sussurra che non sia la solita pleurite a bloccarlo a letto, ma una grave forma di tumore. Vane sono le sollecitazioni. Per tutto luglio resta nella sua cella. Il 24 aprile del 1959 a Napoli atterra un elicottero che porta la statua della Madonna di Fatima. Varie le città italiane toccate dall'evento. Anche San Giovanni Rotondo accoglie per un giorno la statua di quella Madonna che apparve ai pastorelli portoghesi. Padre Pio è a letto. Soffre. Non celebra più la messa all'aperto. Confinato nella sua cella, parla con i fedeli attraverso un microfono, affacciandosi alla finestrella che dà sul piazzale del convento. Cerchiamo e sforziamoci di imitare questa madre, ma in modo speciale la virtù del soffrire. Del resto, o vogliamo o non vogliamo, la sofferenza è per tutti. Quindi cerchiamo
che questa diventa virtuosa per noi, imitando la nostra mamma, addolorata. La Madonna ti assisterà. Quando arriva la statua della Madonna, Padre Pio vuole scendere in chiesa per pregare ai piedi della Madonna di Fatima. Lo portano in quattro su una sedia. È debole, ma vuole renderle omaggio. Si inginocchia, gli mette attorno al capo un rosario e chiede di guarire da quella malattia che lo tiene sofferente. Nel frattempo, oltre il portone di bronzo in Vaticano, si guarda con crescente preoccupazione al fenomeno Padre Pio. Il frate stigmatizzato diventa un personaggio scomodo e molti vorrebbero ridurlo in silenzio. Non a tutti piace quel frate cappuccino che può vantare gruppi di fedeli in ogni parte d'Italia che sostengono anche economicamente le sue opere. E il denaro, si sa, è lo sterco del diavolo. È quel dio mammona per cui gli uomini talvolta camuffano i propri interessi con apparenti nobili motivi. Accuse pesanti gravano su Padre Pio: disordine devozionale, esagerato culto della figura del padre, cattiva gestione del denaro e quella più infamante dei rapporti scandalosi con alcune figlie spirituali, le cosiddette pie donne. E la Chiesa, il Sant'Uffizio e lo stesso Papa vogliono vederci chiaro. Si imbastiscono processi alle intenzioni e si cercano prove anche con metodi non ortodossi. Si vocifera che nel convento e nel confessionale sono stati installati dei microfoni. L'obiettivo è quello di registrare le conversazioni tra Padre Pio e quelle figlie spirituali che dedicano tutto il loro tempo al frate cappuccino. Padre Pio accetta con cristiana rassegnazione anche questa nuova prova. È un momento cruciale nella vita di Padre Pio. A 73 anni, il cappuccino di Pietrelcina si trova ancora nell'occhio del ciclone, non certo per i suoi demeriti, ma per una serie di motivi che non coinvolgono neppure indirettamente la sua persona e che non sono sempre comprensibili. Dopo 2 mesi di indagini, il grande inquisitore riparte per Roma. Il 31 gennaio 1961, il Sant'Uffizio fa conoscere le sue decisioni. Facendo proprie le proposte dell'inviato apostolico, impone al frate di Pietrelcina nuove restrizioni. Il Venerdì Santo del 1963, il fraticello di Pietrelcina sente di essere giunto al traguardo finale della sua vita e confida ad un confratello di non farcela più. A stento riesce a raggiungere il suo confessionale. Anche con il passare degli anni non si affievoliscono in lui la straordinaria intuizione e la severità. È un confessore di poche parole, molto rapido nelle domande ma prodigo nei consigli. Ai penitenti raccomanda accuratamente non solo l'amore per il Signore ma anche per la Chiesa ed il prossimo. Ed inoltre, forse memore delle sue amare esperienze, chiede grande compassione per i pastori, i predicatori e tutti i sacerdoti impegnati nella direzione delle anime. Il 10 aprile le sue precarie condizioni di salute peggiorano improvvisamente. Nella primavera del 1968 il suo stato di salute peggiora e deve rassegnarsi alla sedia a rotelle. Raramente, con grandi sforzi di volontà, riesce ad alzarsi e a muovere qualche passo. I pellegrinaggi sono sempre più frequenti. Molte persone corrono a San Giovanni Rotondo per vedere il frate con le stimmate che, secondo l'opinione pubblica mondiale, è ormai al tramonto. Il 20 settembre 1968 cade il 50° anniversario della stigmatizzazione di Padre Pio. Per l'occasione è indetto un convegno internazionale dei gruppi di preghiera. Una fiaccolata apre l'evento. Questa volta Padre Pio non si affaccia dalla finestrella per salutare i fedeli. Sta male. Ha avuto una crisi. Asma bronchiale, tachicardia, sudori freddi, diminuzione dei valori arteriosi.
il giorno successivo, non riesce ad alzarsi e riceve la comunione nella cella. Sente che la morte si avvicina a grandi passi e ripete che è finita. Ma nel pomeriggio gli attacchi di asma calano di intensità e di frequenza e Padre Pio, dal solito matroneo, benedice la folla immensa che prende parte alla funzione vespertina. Lo spettacolo più toccante si ha la domenica mattina alla messa solenne per il giubileo delle sue stimmate. Non cammina quasi più. Ha ricevuto la dispensa per poter celebrare la messa seduto e ha ricevuto anche il permesso per poter continuare a celebrare quella messa in latino, nonostante le nuove norme conciliari impongono l'uso della lingua parlata. Padre nostro, che sei in cielo, santa miseria del nome, Padre venia a te regno, come, via te volontà sua, si fa in cielo e in terra. Padre nostro, quotidiano me da nobis, odie, e dimitte nobis, debita nostra, si contente nostra, dimitte per le vidare, ospis, tene nostra, in giungersi in tentazione a me. La folla è incalcolabile. Una marea umana stringe d'assedio l'altare. Dalla sacrestia si fa portare al confessionale, ma lungo il tragitto si sente male. La gente è attonita, impressionata. Vede il suo Padre Pio venire meno, mentre lui, preso per le braccia, sembra dire: vi abbraccio tutti, figli miei. È l'ultima messa di Padre Pio. I soliti due religiosi, addetti alla sua persona, lo portano stremato, col volto cereo e due grandi cerchi neri agli occhi, nella sua cella. Poco prima delle 11, riesce ad affacciarsi alla finestra del coro della vecchia chiesetta per salutare e benedire i fedeli. La fronte, solcata da rughe profondissime, è imperlata in continuazione di sudore. Verso l'una gli manca il respiro e chiede di lasciare il letto. Per qualche minuto resta seduto in poltrona sul terrazzino. Alle 2.30 di lunedì 23 settembre piega dolcemente la testa. Il suo volto si tinge di bianco intenso e le sue mani, che stringono la corona del rosario, hanno un ultimo tremito. Le stimmate sono scomparse, le cinque piaghe sono completamente rimarginate e sulla pelle non ci sono nemmeno le cicatrici. Serenamente e dolcemente torna alla casa del Padre Celeste. Se ne va così l'unico prete stigmatizzato della Chiesa. La notizia fa il giro del mondo. Ovunque si leva verso il cielo un coro di preghiere, quasi per accompagnare lo scomparso nel suo ultimo viaggio. È la fine della straordinaria avventura terrena di un giusto che ha avuto il coraggio di imitare Cristo e Francesco d'Assisi, restando come il poverello fedele alla Chiesa ed operando per rinnovarla e purificarla. Per 3 giorni una folla immensa e commossa dall'ultimo addio al Padre. Il 26 settembre, ai funerali di Padre Pio, partecipano oltre 100.000 persone. Guardate che fama ha avuto, che clientela mondiale ha donato intorno a sé, ha detto di lui Paolo VI. Ma perché? Forse perché era un filosofo? Forse perché era un sapiente? Perché aveva mezzi a disposizione? Perché diceva la messa umilmente? Perché confessava dal mattino alla sera? Ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stimmate di Nostro Signore. Padre Pio era un uomo di preghiera e di sofferenza. Nei libri cerchiamo Dio e nella preghiera lo troviamo.